Signore, il tuo amore grande. Signore, il tuo amore immenso. Sei qui presente e vivi in mezzo a noi. La morte non può strapparci dal tuo amore. Signore, il tuo amore grande. Diario di Santa Maria Faustina Kowalska, secondo quaderno. Canterò in eterno la misericordia del Signore, la misericordia divina nella mia anima. Paragrafi 847-851. Il secondo giorno della festa venne da noi padre Andras a celebrare la Santa Messa, durante la quale vidi pure il piccolo Gesù. Nel pomeriggio andai a confessarmi. Ad alcune domande che riguardavano quest'opera il padre non mi rispose. Disse, quando starà bene, allora parleremo concretamente. Per ora procuri di far tesoro delle grazie che il Signore le dà e cerchi di ristabilirsi bene in salute. Per il resto sa come comportarsi e che regole seguire in queste cose. Per penitenza il padre mi diede da recitare la coroncina che mi ha insegnato Gesù. Mentre recitavo la coroncina sentii improvvisamente una voce. Oh, che grandi grazie concederò alle anime che reciteranno questa coroncina. Le viscere della mia misericordia si inteneriscono per coloro che recitano la coroncina. Scrivi queste parole, figlia mia. Parla al mondo della mia misericordia. Che conosca tutta l'umanità la mia insondabile misericordia. Questo è un segno per gli ultimi tempi, dopo i quali arriverà il giorno della giustizia. Fin tanto che c'è tempo, ricorrano alla sorgente della mia misericordia. Approfittino del sangue e acqua scaturiti per loro. O anime umane, dove troverete riparo nel giorno dell'ira di Dio? Accorrete ora alla sorgente della misericordia di Dio. Oh, che gran numero di anime vedo! Vedo che hanno adorato la misericordia di Dio e canteranno nell'eternità l'inno della gloria. 27 dicembre 1936. Oggi sono tornata nell'eremo della mia stanza. Ho avuto un viaggio piacevole, poiché ha viaggiato con me una persona che portava a battezzare un bambino. L'abbiamo accompagnata fino alla chiesa di Podgorze. Per poter scendere mi ha dato il bambino in braccio. Appena ebbi il bimbo in braccio, con una fervorosa preghiera lo offrii a Dio, affinché un giorno potesse recare una gloria speciale al Signore. Sentii nel mio intimo che il Signore guardò in modo particolare verso quella cara piccola anima. Quando arrivammo a Pratni, suor Damiana mi aiutò a portare un pacco. Appena entrammo nella mia stanzetta, vedemmo un bellissimo angelo di carta con la scritta Gloria in. Ho l'impressione che sia da parte della suora ammalata alla quale avevo mandato il piccolo albero di Natale. E così sono passate le feste. Nulla è in grado di acquietare la nostalgia della mia anima. Ho nostalgia di te, o mio creatore e Dio eterno. Né le solennità né i bei canti riescono a lenire la mia anima, ma mi procurano una nostalgia sempre maggiore. Al solo ricordo del tuo nome il mio spirito si lancia verso di te, Signore. 28 dicembre 1936. Oggi ho cominciato una novena alla Divina Misericordia.
mi porto in spirito davanti a quell'immagine e recito la coroncina che mi ha insegnato il Signore. Il secondo giorno della novena ho visto l'immagine come fosse viva. Attorno c'erano appesi innumerevoli ex voto, ed ho visto una gran folla di gente che accorreva, ed ho visto che molti di loro erano felici. O Gesù, quanta gioia ho provato nel mio cuore! Faccio questa novena per due persone, cioè per l'arcivescovo e don Sopocco. Prego fervorosamente il Signore perché ispiri all'arcivescovo di voler approvare questa coroncina tanto gradita a Dio e questa immagine, affinché non rinvii e non sia motivo di ritardo per quest'opera. Signore, il tuo amore grande, Signore, il tuo amore immenso, sei qui presente e vivi in mezzo a noi. La morte non può strapparci dal tuo amore, Signore, il tuo amore.